Buonasera a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 in compagnia del vostro amico Salvo che sta continuando la sua videoguida di Fallout 4. In primis mi scuso per ieri per le due videoguide pubblicate senza che si sentisse l'audio di gioco. Il motivo è presto detto, ho avuto l'aggiornamento di Windows e non avevo aggiornato i drive di XSplit, che praticamente ha solo registrato il mio audio e non l'audio di gioco. Quindi mi scuso ancora, ora è tutto aggiornato, funziona tutto come vedete e sentite, e continuiamo la nostra missione. Abbiamo finito come si chiamava la missione che avevo fatto, un attimo ragazzi, avevamo finito fuoco, la supporto di fuoco, e ora andiamo qua alla stazione e parliamo con il soldato o comandante della confraternita d'acciaio. Lui dovrebbe essere già arrivato. Dovrebbe essere arrivato, sicuro. Vediamo se è vero. Paladino Dance, Paladino che gioia Dance, di vederla sano e salvo, non lo dimentico mai. Signore, no. Ha avuto fortuna? Missione compiuta. Ok. Abbiamo il trasmettitore. Finalmente una buona notizia. Ottimo lavoro, signore. Non ce l'avrei mai fatta da solo. Aelin, Rhys, diamo il benvenuto alla nuova recluta della confraternita. Promette molto bene. E con la giusta guida, credo che potrà diventare una delle migliori. Ok, parliamo con lui. Allora, visitare Pride. Scherza, recluta, non ti durerò. Quando è che potrò salire sul Pridwen? Esatto. Il paladino Dance deciderà quando potrai salire lassù. Fino ad allora dovrai rimanere giù con noi, mi dispiace. Dunque hai deciso di restare? Pensavo che ci avresti abbandonati una volta riscossa la tua paga. Ti dispiace se resto? Ti dispiace che resti? Forse. Ho già abbastanza problemi tra mutanti e gulferali. Non me ne servono altri. Rhys, ora basta. Che è ti piaccia o no, dovrete imparare a lavorare insieme. E tu devi capire cosa significa far parte della confraternita. Noi non siamo mercenari. Siamo un esercito. E abbiamo dedicato le nostre vite a far rispettare un codice etico rigoroso. Se vuoi restare nei nostri ranghi, devi obbedire ai nostri principi senza fare domande. Ricevuto. Ottimo. Dato che so che non vedi l'ora di cominciare, vengo subito al punto. Ci sono solo due cose che chiedo a chiunque sia sotto il mio comando: disciplina e rispetto. Stai al tuo posto e obbedisci quando ti do un ordine. Va bene. Semplice. C'è un'ultima cosa di cui volevo metterti al corrente. Dimmi. Farò il tuo nome per la promozione al grado di cavaliere. C'è ancora niente di ufficiale. Prima dovrei parlare con l'anziano Max, ma volevo comunque avvisarti. Allora è come pensavo, avendo fatto la missione questa supporto di fuoco che praticamente ha fatto anche Revile insieme, ora io andrò sopra il dirigibile della confraternita d'acciaio e se come penso io macchiappo l'armatura d'acciaio, vediamo se è vero. Non capisco se lo fai apposta. Il mio nuovo grado. Grazie. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Ok. Continua solo a fare del tuo meglio, soldato. Ad victoriam, cavaliere. Non sa nemmeno cosa significhi, Aelin. Ad victoriam vuol dire alla vittoria. Noi non accettiamo la sconfitta. Manco io. Ci battiamo per il futuro dell'umanità. Il nostro grido di battaglia è più potente di qualsiasi arma tu possa impugnare. Ricordatelo. Okay, siamo stati convocati entrambi ragazzi, sul primo. Tuttavia, se prima vuoi svolgere qualche incarico per lo scriba Aelin o per il cavaliere Rhys, sono sicuro che apprezzeranno il tuo aiuto. Perfetto. A te la scelta. Fammi sapere quando possiamo partire. Si spiaccicano alla grande sotto gli stivali dell'armatura atomica. Ok. Adoro io. Aiuto la squadra di ricognizione della confraternita. Vediamo cosa c'è da dire. Aelin, Rhys continua a ignorarti? Perché mi odia? Perché mi detesta? Non ti detesta. Rhys vive per la confraternita. Non gli interessa altro. È la sua famiglia, tutto il suo mondo. Se qualcosa entra in questo mondo e si mette di mezzo, lui la sposta a forza. Qualcosa tra voi due.
praticamente il rosso. Non so se la vinco questa sfida eloquenza. C'è qualcosa tra voi due? Non sono affari tuoi. Senti, dagli un po' di tempo. Sono sicura che prima o poi ti riconoscerà come un valido membro della squadra. Allora, sei qui per occuparti del tuo primo incarico? Tuo lavoro, non saprei, sì. Sì. Posso occuparmene. Splendido. Ti spiego subito che cosa devi fare. Tra le finalità della confraternita c'è il recupero e la conservazione della tecnologia andata perduta in seguito al bombardamento. Ho un elenco di posti in cui sono presenti manufatti da recuperare, catalogare e sottoporre all'analisi dei nostri scrivi. Ecco, queste sono tutte le informazioni che ti servono per trovare il primo manufatto. Buona fortuna e fa attenzione. Ok, operazione di recupero. Vediamo cosa dare in l'altro. Okay. Oh, adesso basta. Qual è il tuo gioco? Gioco? Il mio gioco? Che vuoi dire? Di solito capisco le persone al primo sguardo, ma con te è diverso. E la cosa mi sta mandando fuori di testa. Non sei il classico militare. Agisci per conto tuo. Non riesco a capire che cosa ci fai ancora qui. Se hai avuto quello che volevi, perché non te ne vai? Avrei la tua fiducia, bella domanda, lasciami in pace. Per me la confraternita potrebbe essere il modo migliore per trovare mio figlio. Beh, mi sembra abbastanza valida come ragione. Ah, finalmente, senti, così non mi rompe le scale. Ti darò il beneficio del dubbio solo perché Dance si fida di te. Ma se fai di testa tua e metti in pericolo i miei fratelli e sorelle, giuro che te ne pentirai. Allora? Hai voglia di fare l'eroe? Ok, che problema è? Quando vuoi. Tutto pronto. Bene, ascolta. Che ti piaccia o meno, quello di ripulire il Commonwealth rientra tra i nostri doveri più importanti. Parlo di mutanti, ghoul, sintetici. Gli abomini che qualche cervellone ha creato gingillandosi con giocattoli pericolosi. L'operazione è semplice. Io ti indico una zona bersaglio e tu la ripulisci dalla feccia che la occupa. Qui troverai tutti i dettagli. Torna solo a missione compiuta. Perfetto, così abbiamo queste due sfide che ci faremo con calma, però abbiamo ancora molto da imparare. A me mi interessa andare sopra e su come possiamo evitare il paladino. Allora, paladino Dance, possiamo salire sul dirigibile? Sì, che possiamo salire. Sì. È incredibile. Non avevo mai visto niente di simile. Io la mia chiacchiera armatura comica, come io penso che sia. Ne sono sicuro. Trasporta abbastanza truppe provviste per lanciare un'offensiva su vasta scala. Se è qui, allora c'è anche l'anziano Manson. Questo significa che ci sarà una guerra. O me ne farò dopo, vediamo. Allora, chi è l'anziano Manson? Chi è l'anziano Manson? Manson è un folle. Manson è il comandante di questa divisione della Confraternita d'Acciaio. È un modello da seguire per ogni soldato della Confraternita. Se dovremo combattere, sono pronto a scommettere che sarà lui a guidare le operazioni. Detto questo, stai per conoscere il Pridwen da vicino. Ho ricevuto l'ordine per entrambi di fare immediatamente rapporto. Ragazzi, avevo ragione. Seguimi sul tetto della stazione di polizia. Avevo ragione. Perfetto, ok, andiamo. Seguiamo al nostro amico Paladino Dance. E a che ci siamo, parliamo anche la Black Dance, che ho fatto la rima. E sono convinto che mi potrò acchiappare una bella armatura atomica. Sì, sì, ne sono convintissimo. Convintissimo, ne sono super convinto. Poi vi do un'altra... che cavolo. Vi do un'altra notizia che ho letto stamattina di Fallout 4. Vabbè, oltre ai bug che sapevo che c'erano, ho letto che praticamente c'è un bug che ha bisogno di una patch, perché è una missione secondaria. Non mi ricordo il nome della missione, ma è molto molto lontano da dove sono io, ancora non ci sono arrivato. Quindi confido che Bethesda rilasci la patch per poterlo finire. In questo stato. Quella missione secondaria. Mitragliatore a canne rotanti di fronte a te, quindi, è carico e pronto a sparare. Spero che buon uso Bethesda se dovessi avvistare un nemico durante il volo. Prima di sparare, assicurati di aver individuato bene le persone. Non possiamo permetterci errori e colpire la gente. Ci saranno parecchi DLC nel 2016, è la cosa che mi fa felice. Però, da quello che sto vedendo ora, wow, si vede tutto all'alto e onestamente
Commonwealth appare diverso da questo che lo trovi. Dall'alto la percezione del campo di battaglia cambia radicalmente. Tutta, ragazzi, appena avrò finito la missione principale, questo vantaggio ci servirà quando poi ce la gireremo tutta quanta. Hanno già dimostrato di essere tecnologicamente superiori. Farò qualche che significa che non sappiamo di quali armi dispongano. Non mi interessa, ma la nostra superiorità aerea e le nostre conoscenze tattiche dovrebbero fare la differenza. Una volta finito, avendo scoperto tutto quello tutto, che dobbiamo fare ora è trovare il livello di difficoltà. Prometto che l'anziano Maxon avrà già un piano per quando arriva. Bello, si sente l'audio in cuffia, sente il rumore, tutto a posto, là sta registrando. Ho il secondo monitor acceso, così so che tutti laggiù credessero nella nostra causa. Ma sono stati accecati dalle chiacchiere e dalla disinformazione. Si rendono conto che la confraternita d'acciaio rappresenta l'ultima speranza di salvezza del Commonwealth. Ogni uomo, donna e bambino laggiù corre un pericolo mortale. Se falliamo, sarà solo questione di tempo. Che devo dire che è bella grande come nostro dovere come purificare città. Il Commonwealth. E sarò lieto di versare il mio sangue se servirà ad assicurarci la vittoria. Guarda, stiamo avvicinando all'aeroporto. Se la sagoma ci possa andare, dovremmo scorgere la sagoma del Freedom davanti. Visitarlo. Ci incontreremo con il lanciere capitano Kells sul ponte di volo. Non allontanarti da me e rispondi a tutte le sue domande. Cioè, qualcuno non mi sparava. Devi fare se c'è acqua. E io qua ci voglio venire qua, ragazzi. Spero. Sì, ci può andare, ho visto che c'è la passerella. Quindi entriamo a vedere cosa c'è in quella nave. Qua continua. Il nostro dirigibile, quello che avevo visto in 2-3 video fa, quello della confraternita d'acciaio, stupendo, noi stiamo andando lì. Sarei tentato di fare fuoco, ma evitiamo, va, che a me mi interessa l'armatura atomica della confraternita. Oh, vai, aeroporto di Boston, dove? Ah, là, è l'aeroporto. E noi ci andremo, ci faremo una missione. Poi sarà bello esplorarsi anche il lago, quando avremo una fortissima resistenza alle radiazioni, e secondo me ci saranno parecchi segreti. Ci siamo. Eccoci, ragazzi, questo è troppo il tempo dirigibile volta della che sono confraternita salito. D'acciaio. Ok, soldato, preparati. Quindi la mia intuizione è stata giusta. E anche a farmi l'armatura della confraternita d'acciaio, spero che sia migliore di quella che ho. È tutta scassata. Oh, stiamo quasi per toccare. Siamo attraccati. Fico. Mi credi che abbia vinto? Secondo me nessuno. Ma siamo a KX per scendere, bellissimo. Ok, tra poco. Ah, lui è il comandante. Vi devo parlare. Signore, chiedo il permesso per salire. Permesso accordato. Bentornato, capitano Kerr. Lascia che sia il primo a congratularmi per il successo della tua missione. Questa deve essere la nostra nuova recluta. Sì, signore. L'ho promossa sul campo e iniziato. E vorrei consigliarne personalmente l'ingresso nei nostri ranghi. Abbiamo letto i tuoi rapporti. Sarei felice di sapere che l'anziano Maxon ha approvato la tua richiesta e ha affidato la recluta alle tue cure. Grazie, signore. Quali sono i miei nuovi ordini? Devi rimanere sul Pridwen in attesa di ulteriori istruzioni. Ottimo, signore. Ad victoriam, capitano. Ad victoria, paladino. Ok. Dunque, tu saresti la persona che il paladino Dance ha preso sotto la sua custodia. Bene. Non mi sembri affatto un soldato. Oh, aspetta, un soldato, le apparenze ingannano. Le apparenze a volte ingannano. È per questo che esamino attentamente ogni recluta che sale a bordo di questo dirigibile. Ho letto i rapporti del paladino Dance. Ritiene che tu possa essere un elemento prezioso. Sì, se credi che un appoggio del genere ti garantisca un'ampia libertà d'azione con noi,
Lascia che ti dica una cosa. La confraternita d'acciaio ha viaggiato fino al Commonwealth con un obiettivo ben preciso in mente. Come capitano di questo dirigibile, non permetterò a nessuno di mettere a rischio la riuscita della nostra missione. Non mi interessa quanto si creda importante. Mi sono spiegato? Spiegatissimo. Allora, alla perfezione. Alla perfezione. Bene, per ora è tutto, soldato. Okay. I tuoi ordini sono raggiungere il ponte di comando per assistere al discorso, al termine del quale l'anziano Maxon vorrebbe scambiare due parole con te. Se hai delle domande, falle adesso, altrimenti puoi andare. Allora, anziano Max, l'armatura atomica. Dove posso prendere l'armatura atomica? Solo i cavalieri possono indossare l'armatura atomica della confraternita. E tu non sei ancora un cavaliere. Fino a quando l'anziano Maxon non ti assegnerà quel titolo, dovrai farti bastare quella che hai. C'è altro? Spero di potermelo prendere questo titolo. Ok, l'anziano Maxon. Parlami dell'anziano Maxon. L'anziano Maxon è il comandante supremo della confraternita. Senza la sua tenacia e la sua visione, saremmo ancora un gruppo di sbandati fanatici che occupano la cittadella della zona contaminata della capitale. Ah, c'è pure qua la cittadella. In soli 10 anni ha trasformato la confraternita d'acciaio in un'organizzazione militare di primissimo piano. Perfetto. È una fonte di ispirazione per tutti noi. C'è altro? Non ho altre domande. Non ho altre domande. Allora ti suggerisco di raggiungere immediatamente il ponte di comando. Puoi andare. Iniziato. Chi ne non merita il libero arbitrio. Lo dici perché hai dovuto rinunciare a tutto. Muoviti, soldato. Ok, allora giù. Ponte di comando, il Pry. O del Pridway. Vabbè, non importa. Dovrebbe essere. Ah, là è. Forse. Vediamo. Ah, sì. Fratelli e sorelle. La strada che abbiamo percorso per arrivare fin qui è stata lunga e tortuosa. Ognuno di voi ha superato le mie aspettative, accelerando il nostro arrivo nel Commonwealth. Avete compiuto questa incredibile impresa senza uno scopo e senza indicazioni, ma soprattutto senza esitazione. Ora che il dirigibile è in posizione, è il momento di svelare il nostro obiettivo e la nostra missione. Sotto il Commonwealth si annida un cancro. Sì. Noto col nome di Istituto. Istituto, ah. Un tumore maligno che va estirpato prima che possa infettare la superficie. Se non sappiamo dove... Stanno sperimentando tecnologie pericolose che rischiano di portare alla distruzione del mondo per la seconda volta. Gli scienziati dell'Istituto hanno messo a punto un'arma che va oltre la natura distruttiva della bomba atomica. Essi chiamano la loro creazione il Sintetico. Un abominevole robot in grado di pensare liberamente e di nascondersi sotto spoglie umane. Il concetto che una macchina possa essere dotata di libero arbitrio non è solo offensivo, ma incredibilmente pericoloso. E come per la bomba atomica, se non viene trattata nella maniera corretta, ha il potenziale per annientare la razza umana. Non me ne starò qui, senza fare nulla, mentre l'Istituto procede con i suoi esperimenti. Pertanto, dichiaro l'Istituto e i suoi sintetici nemici della confraternita d'acciaio, da eliminare rapidamente e senza alcuna pietà. Perfetto. Questa campagna ci costerà cara e richiederà il sacrificio di molte vite, ma alla fine riusciremo a salvare l'umanità dal suo peggior nemico, se stessa. Ad okay. Victoria! Ad Victoria! Ad Victoria! Saluto mia nonna. Allora, supermutanti sono ci un siamo di subiti il mega pippone. Non importa quante battaglie abbiamo con lui. Dovremo sempre qualcosa per cui combattere. Hai un momento, anziano Maxon? Per potermi indossare la mia bella armatura atomica. Ci tengo a loro, sai? Sì? Alla gente del Commonwealth. Allora, vediamo un po'. Prepararsi per la guerra, se lo dici tu, a te non importa, lo vedo. Prepararsi per la guerra. Ci tieni a loro? Pensavo che ci stessimo preparando per la guerra. La confraternita è qui per impedire lo scoppio di una guerra iniziandone una tutta nostra. La differenza è che la nostra guerra non ridurrà la civiltà in cenere. Cosa vuoi? Impaziente, non mi cominci
mi hai convinto all'altro. Ma penso come te. I rapporti del paladino Denso erano piuttosto chiari riguardo le tue opinioni sulla confraternita. Sì, sì. È convinto che saresti una risorsa importante. Esatto. Lo considero uno dei miei ufficiali superiori più rispettabili. Non avresti potuto ottenere una raccomandazione migliore. A partire da adesso. Sì, il grado di cavaliere. Conferisco sì. Il grado di cavaliere. E vai, l'armatura atomica è mia. Come si addice al titolo. Per proteggerti sul campo di battaglia. Perfetto. Indossala con orgoglio. Mia, super orgoglioso. Non paladino, sarcasmo. Farò del mio meglio per esserne all'altezza. Passa in malate. Dopo che avrai preso confidenza con il Pridwen e con il mio staff. Fai rapporto sul ponte di volo per ricevere i tuoi nuovi ordini. Ah, benvenuto capito. A bordo del Pridwen, soldato. Rendici fieri di te. Va bene, allora, ok, abbiamo finito la sua. Fai rapporto al paladino Dance, apri il tuo deposito. Qual è il deposito? Allora, fai rapporto al paladino Dance, questo che è sopra. Vediamo se è sopra. Ma che sono qua, io mi girerò tutto questo bel posticino, ce lo guarderemo tutti. Quindi questa missione me la dedico qua. Rapporto. Tutto nella norma, signore. Niente di nuovo. Bene, allora. Continua, cavaliere. Apri porta, vediamo. Oh, guarda, un bel posticino. Fermiamo un minutino, così ripieghiamo le forze, buono. Oh, un computer. Terminale, Maxon, Gate, Maxon, qua ci sono i dati, Capitano Maxon, vabbè poi mettete pausa e ve lo leggete con calma, io ora vi faccio vedere il resto, al solito voi mettete pausa e ve lo leggete, io poi me lo leggerò in un'altra partita con calma tutto. Lascio un paio di secondi, così voi potete bloccare il video e leggervelo. Se vi interessa conoscere la storia, a me mi interessa. Quindi, ok, aspettiamo un paio di secondi, così voi potete stoppare. Ok. Solitamente alcune volte, oh, qua ci dà due best in pony. Due best in pack. Rosso, quindi qua non posso grattare. Meno male che sono un tipo che controlla sempre prima. Terminale dell'anziano Max. Ah, allora questa è la sua stanza. Ah, il nostro amico androide si è seduto. Keller. Vediamo, facciamo veloce. Al solito ragazzi, stoppate e ve lo leggete se vi interessa, basta bloccare il video. Aspetta un paio di secondi, ok, e mi rimane l'ultimo da farvi vedere, anzi il penultimo. L'armatura atomica, ok, è l'ultimo, così ve l'ho fatti vedere tutti. Ok, possiamo girare e trovare il nostro amico Paladino Dance. Allora, Paladino Dance. Congratulazioni per la promozione. Paladino Dance, questo che è sopra. Il censore Ingram voleva questa armatura collaudata entro ieri. Ho capito. E se mancasse il bersaglio? Non parlo. Ok, certo. Sparo. Allora, come andavano a discutere di abbiamo ancora sì. Ecco, prova adesso. Migliore per niente. Difendere il Commonwealth. Dovevo fare rapporto 10 minuti fa. Se non riesci, magari ci fosse. Posso farlo. Paladino Dance. Eccoti qui. Com'è andata con l'anziano Max? Allora, guardiamoci in faccia. E tale Maxwell ha una grande passione, è un uomo notevole. Mi ha colpito molto. Sembra sapere ciò che è meglio per tutti. Infatti, senza la sua determinazione saremmo persi.
Spero solo tu ti renda conto del rischio che sto correndo, gettandoti nella mischia così. Bene, bene, non voglio sembrarti scortese. A me mi interessa l'armatura atomica. Ricordati che se dovessi fallire, pagheremmo entrambi le conseguenze. Allora, protettore, non ti deluderò, no, non ti deluderò. Non ti deluderò, Dance, te lo prometto. Sì, bene, sì, so che non vedi l'ora di metterti l'armatura atomica e di combattere contro l'istituto, ma dobbiamo procedere con ordine. Per diventare un membro effettivo della squadra, devi familiarizzare con questo dirigibile e con il suo equipaggio. Ah, sì? Dato che ti hanno assegnato la mia custodia, ti suggerisco di portarmi con te. Quindi tu vieni con me. Buonissimo, quindi ho una mega spalla al mio fianco. Ok, andiamo. D'accordo, andiamo. Ottimo. Già, ottimo, ottimo lo dico io. Invia Nika, io invio Nika a fanculo, però lo mando a Central Hill, perché visto che l'aeroporto di Boston non so dov'è e neanche l'area di servizio, se è quella di Central Hill, lo mando a Central Hill e chi se ne frega. Perfetto. Ombra d'acciaio, abbiamo finito, perfetto, e siamo saliti pure di livello, perfetto. Ho un punto abilità che mi vorrei spendere in vedova nera. Ok, perfetto, vediamo un po' la missione, cosa mi rimane. Ah, incontra il cavaliere Cade, il censore Quina, devo incontrare queste persone. Allora, incontra il cavaliere, il capitano Cade. Capitano Cade. L'anziano Maxon ha ordinato il recupero o la confisca di qualsiasi cosa. Giro quasi turistico. Ciao Nick, saluta mia nonna. Ti stavo aspettando, soldato. Ah, Cade. Procediamo con il tuo esame medico? Sì, procediamo, dai, sì. Certo, procediamo. Bene. Ti farò una serie di domande di tipo medico, a cui ti prego di rispondere al meglio delle tue possibilità. Certamente. Prima domanda. Durante l'infanzia hai subito esposizioni alle radiazioni per lunghi periodi di tempo? No, perché non un Volt. Lo screening della Voltec non l'avrebbe già rilevato? Lo screening della Voltec? Fammi controllare gli appunti. Abitavi in un Volt? Sì. Forse sei più in salute di chiunque altro qui a bordo. Te credo. Scusa, dovevo studiare meglio i tuoi dati. Okay, sto solo bocciato, facendo le domande di routine. Spero tu capisca. Okay, seconda domanda. Hai mai contratto una malattia infettiva o frequentato una persona riconosciuta come portatrice della medesima? Malattia? Mai avuto malattie? Non ho mai avuto malattie serie. Bene, bene. Terza domanda. Rispondi sinceramente. Mm-hmm. Hai mai avuto relazioni sessuali con membri di specie considerate non umane? Al massimo abbiamo scopato con nostro marito che ce l'hanno ammazzato, semmai. Mai? No, mai. Molto bene. Ultima domanda. Esiteresti al momento di premere il grilletto contro un nemico della confraternita, sia esso umano, non più umano o macchina? Ok, se mi viene l'armatura atomica io massacro a tutti, quindi solo per difendermi, domanda non medica, non esiterei un solo istante. Eccellente. Sono sicuro che qui ti troverai bene. Esatto. Eccellente. Okay. Credo di avere tutte le informazioni necessarie. Non ho alcun motivo per non farti entrare subito in servizio attivo. Okay. Se dovesse servirti assistenza medica, fammi un fischio. Va bene, te ne faccio due, te ne faccio di fischi, non uno. Qua che c'è? Oh, chi è? Censore Quinlan. Censore Quinlan? Ah, bene, eccoti qui. Appoggia i libri dove preferisci. Me ne occuperò appena posso. Quale libro, scusa? Ti stai confondendo? Forse hai sbagliato persona. Mi sa che dovrò cercarmi nei rifornimenti un nuovo paio di occhiali. Appunto. Dal momento che non sei la persona che aspettavo, puoi farmi la cortesia di dirmi che cosa ci fai qui? Che simpatico, amico. Torno più tardi. Presentarmi all'equipaggio. Maxon mi ha detto di presentarmi all'equipaggio. Eri il prossimo della lista. Ah, certo. Devi essere quella nuova recluta descritta nel rapporto del paladino Dance. Esatto. E in circostanze normali ti spiegherei con calma ciò che facciamo in questo reparto. Tuttavia, sono in grave ritardo nell'organizzazione delle pattuglie di ricerca e mi tempestano con richieste di documentazione tecnica.
Purtroppo devo fare i conti con una grave carenza di personale. Potrei darti una mano io. Sarebbe magnifico. Mentre perlustri il Commonwealth, cerca eventuali progetti, annotazioni, manuali, libri, grafici. Tutto ciò che contenga dati tecnici potenzialmente utili. Sono autorizzato a ricompensarti per ogni partita di documenti che riesci a portarmi. E se desideri far parte di una pattuglia di ricerca, ne ho moltissime in attesa di valutare. In ogni caso, cavaliere, è stato un piacere conoscerti. Anche per me. Allora, dammi un fucile laser. Mi rimane la lista. Mi rimane il contraccensore Tigan e il censore Ingram. La mia armatura atomica e conquisterò il mondo. Sì, tu non me la farà meglio, conquisto l'universo. Non ho tempo per parlare. Ho gli stivali tutti imbrattati di Maya. Che bello, facciamo le armature atomiche. Io me la chiappo pure. Appena stacco, mi faccio una Salisbury Steak. Ingram, sì, hai un momento, censore Ingram? Dunque tu saresti la nuova regola di cui ho sentito parlare. Non sei come pensavo. Oh, cazzo. Scusa. Non hai le gambe. Urca. Che ti aspettavi? Me la cavo benissimo, ma se sei mi deluso. Ehi, parliamo? Mi sembri delusa. Più che delusa, sorpresa. Sorpresa? Non sai come gli abitanti della zona contaminata che raccattiamo di solito. Comunque, visto che sei qui per conoscermi, tanto vale procedere con le presentazioni. Io sono Ingram, e questo grazioso buco maleodorante è il posto dove puoi trovarmi più spesso. Sì. Se la tua armatura atomica è troppo stretta, il Pridwen si sta schiantando al suolo, o un robot fa le bizze, passa pure a trovarmi. Certamente. Armatura atomica. Hai parecchio da fare, sarcasmo, scuola di buone maniere. Armatura atomica. È qui che mi date un'armatura atomica? Ah! È sempre la prima cosa che chiedete voi, reclute. Vediamo. Ho appena sistemato una T-60 abbastanza decente. L'attuatore della gamba sinistra non è il massimo, ma per ora andrà benone. Si trova nel compartimento 3. Non passa giorno senza che su questo trabiccolo si spacchino almeno 5 o 6 cose. È seduta su questo affare, non posso essere scattante come un tempo. Così il lavoro tende ad accumularsi. Allora, gambe mancanti, non l'avevo notato. Non l'avevo notato. Non capisco se mi stai compatendo o se cerchi solo di essere gentile. Farò finta di non aver sentito. Comunque, se hai bisogno di sistemare la tua armatura atomica, puoi usare le postazioni che vedi qui intorno. Ora scusami, ma devo rimettermi subito al lavoro. Sì, ma non so se devo procurarmi anche quale materiale. Questa non la posso utilizzare. Esita a premere il grilletto contro la faccia del Commonwealth. Potresti rimetterci la mente. Non mi minacciare che ti faccio un po' questa, no? Allora è quella, per forza. Sì, ragazzi. Però cazzo. Ha detto che è un po' danneggiato, però me la chiappo, vai. Ok. Entriamo. Vai. Trasformazione. Ok. Adesso mi sento super gnocca. Sembra quasi che tu possa affrontare qualsiasi cosa, vero? Hai capito bene. Insieme spacchiamo i culi. Se non puoi finire male, non dare mai le spalle a un gunner. Allora, chi mi rimane? Mi rimane incontro il censore Tigan. Allora, dove stai, Tigan? Io quasi. Però qua vedo che c'è anche qui il coso dell'energia. Puoi dire a Kels che posso aggiustare le cose solo se lui tiene ferma questa cazzo di nave? Oh, lui è! Avvicinati, cavaliere. Anche se mi hanno rinchiuso in questa schifosa gabbia, ti assicuro che non mordo. Neanche io mordo. Allora, gabbia, non sono qui per chiacchierare, mi tengo a distanza. Ispira scomodità. Gabbia. Che ci fai là dentro? Grazie per l'interessamento. Questa è la stiva di casa. E io, come forse hai intuito, sono il furiere della nave, il censore Tigan. Ai piani alti hanno deciso di rinchiudermi qui dentro per tenere d'occhio la merce preziosa della confraternita. A destra.
Se hai bisogno di rifornirti prima di uscire in missione, qui puoi acquistare tutte le scorte che vuoi. Ah, acquistare? No che mi dai. Sarcasmo, ridicolo, buono a sapersi. Buono a sapersi. Per fortuna non ti fai tanti problemi. No. Quando dico alle nuove reclute che devono comprarsi l'equipaggiamento, mi guardano sempre di traverso. La buona notizia è che posso comprare tutto ciò che mi porti. Così non rischi mai di restare senza tappi. Bene. Mi interessano soprattutto le armi, ma non faccio tanto lo schizzinoso. Se invece hai voglia di guadagnarti qualche tappo, potrei avere qualche lavoretto da affidarti. Ok, lavoretto extra. Che tipo di lavoretto hai in mente? No. Non è quello che pensi tu. Serve solo un po' di faccia tosta e la pazienza di avere a che fare con le fattorie locali. E visto che io sono arrivato dietro queste sbarre, mi serve qualcuno che vada là fuori al posto mio. Se la cosa ti sta bene, in seguito discuteremo tutti i dettagli del caso. Okay. Nel frattempo, se dovessi avere bisogno di qualcosa, armi, modifiche o magari munizioni, devi solo chiedere. Perfetto, visto. Allora, parliamo con lo stronzo. Avvicinati, cavaliere. Con lo stronzo Keegan. Anche se mi hanno rinchiuso in questa schifosa gabbia, ti assicuro che non mordo. Va bene, giro quasi turistico completato. Allora, ispira come tasso, non sono più per comprare, mi tengo a distanza. Ispira scomodità. Ma non volevo. Devi essere là dentro per un motivo. Resterò a distanza di sicurezza. Mi sto solo prendendo gioco di te, cavaliere. Questa è la stiva di carico. Sì, vabbè. I piani alti hanno deciso di farlo. Hai bisogno. Allora. Vabbè, buona sapersi. Buona sapersi. Per fortuna non so che mi potevo comprare cose adesso. La buona notizia è che posso comprare tutto. Mi interessano soprattutto. Questo volevo provare. Se invece. Ok, va bene. Qualche tappo extra mi farebbe comodo. A te servono tappi e io voglio che li spendi qui. Le condizioni perfette per fare affari. Esatto. Serve solo un po' di faccia tosta e la pazienza. Va bene. Visto che io sono bloccato dietro queste sbarre, mi serve qualcuno che vada. Va bene, se va la bene. Cosa ti. Nel frattempo, se dovessi avere bisogno di qualcosa. Ok, va bene. Poi tornerò che sicuramente. Devo parlare, ecco perché non mi vengono le cose, perché non ho parlato con l'anziano Max. Affrontare un abbiamo la nostra bella armatura atomica, che zampettiamo con l'armatura atomica. Hai presente quei sintetici con le facce di plastica? Fighissimo. Allora, dove sta lo stronzo? Dovrebbe essere giù lo stronzo, vediamo. A dove stai, Maxwell? Allora, Maxwell, dove stai? Ah, se n'è andato. Oh, aspetta. Sistemi d'attracco Vertibird e sistemi di refrigerazione, tutti nella norma. Integrità blindatura nella norma. Può essere che giù. Intervento richiesto. No, qua c'è il comandante, non è lui, quindi sarà sopra, sarà. Uffa, mi tocca andare a cercare sul stronzo. Va bene, ti troverò. Ehi, ti troverò. Puoi dire di aver vissuto solo dopo aver centrato un bramino con un Vertibird. Ok, va bene. Con un bramino con un elicottero. Che allucinante. Allora, dovrebbe essere qua, che è la sua stanza. No, qua lui non c'è. Dove cavolo sei? Ferali di merda. Le radiazioni hanno uno strano senso dell'umore. Girare per trovare la stessa stronza. E adesso veniamo di qua. Oh! E abbiamo scoperto una bella nuova cola quantum, più bella del sole. Terminale ricreativo lo vediamo dopo. Dove sei?
sei? Il muerti tuo, dove sei? Minchia, mi deve fare sudare, bastardo. Vabbè. No. Sintetico, non sintetico, quello al tavolo. Questo è un super mutante. E qua fanno gli esperimenti, ma... Ricordate, voi siete gli occhi e le orecchie della confraternita. Se vedete o sentite qualcosa di sospetto, forse siete detto immediatamente. Ora andiamo in territorio. No, cavaliere. Ciao. Fammene 5, fammene. Dai, 1. Dai, scherzo. Lo stai, Maxwell. A testa bassa in battaglia è un ottimo sistema per farsi ammazzare. Cosa può fare una placca di 5 kg a un regolatore aerostatico? No, lo sai che se non trovo il comandante posso essere laggiù? No, ma non penso sia proprio la dice prua. Il castello di prua non penso che sia qui. Quindi sarà giù, sarà. Piano. Vai. E vai. Bene. C'è la rifusione caricata del laser da check. Notevole. Apriamo. Già fatto. Già. Abbiamo grattato. Poi mi sta venendo una lunga videoguida. Mi sta venendo di qua. Dove stai? Maledetto. Vabbè, sicuramente sarà giù, sarà. Sai che un tempo i super mutanti erano umani? Sarà giù, sarà sicuro. Fosse per me, allora, lancerei nello spazio tutti i gulferari, i mutanti e i sintetici di questo mondo. Non è loro, no. Ci assomigliava. Lì non c'è. Eppure questa è la sua stanza. Se trovi documentazione tecnica, porta tutto al censore qui. Al censore qui, appena trovo qualcosa porto, non ti preoccupare. Però io devo trovare questo stronzo, quindi lo stronzo sarà fuori. Vediamo, oh guarda, bellissimo. Bellissimo, il mondo della cuccagna. Benissimo, quindi ci potremmo fare la nostra magnificare da Ingram con le mani in quella del onore splendente. Sì, adesso ti funziona. Oh, eccolo qua, lo stronzo maledetto, maledetto. Ora che hai fatto conoscenza con l'equipaggio del Bridwen, possiamo procedere con il tuo prossimo incarico. Sì, allora. Che c'è l'incarico? Di che tipo di incarico si tratta? Uno dove potrai finalmente mettere in pratica tutto l'addestramento svolto finora. Procediamo. D'accordo? Guarda laggiù. Quello è Fortstrong. È infestato dai supermutanti. Mi viene il volto a stomaco solo al pensiero che si trovino così vicini. Come se non bastasse, si trovano sopra un'enorme scorta di munizioni per il Fatman che potrebbero tornarci utili per la nostra missione. Fatman. Voglio che tu uccida tutto ciò che si muove e metta al sicuro quella scorta. È tutto chiaro? Super mutanti, munizioni per Fatman, perdere tempo, considero fatto. Considero già fatto. Ascolta, mi rendo conto che non vedi l'ora di combattere contro l'istituto. Ma dovrai aspettare. La confraternita non può permettere che quegli abomini dispongano di un arsenale nucleare. Sarà un piacere sterminare quella feccia mutante. Abbiamo un Vertibird armato fino ai denti pronto a partire. Usalo per consegnare il nostro messaggio a Fort Strong e spazzare quei luridi mutanti dalla faccia della terra. Puoi andare? Perfetto. Missione completata, sali sul Vertibird. Allora un attimo ragazzi, vediamo un po' che... armi, no? Mi pare che io abbia, eccola qua,
autorità virtuosa e ce la impostiamo come arma. Questa di qua è pistola di Keiger, la mettiamo qua. E se non mi sbaglio, questa è un'ottima arma. Bellissimo. Poi me la potenza. Ok. Saremo sofferti. Abbiamo sofferto dall'elicottero e salviamo la partita. Va bene ragazzi, qua ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima video guida sempre sul canale Gameplays, se vi piace un bel pollice in su ragazzi e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!